Sai che alla fine, riflettendoci bene... Cioè... cosa? No, dico, essere precario non è solo uno svantaggio. Cosa vuoi dire? No, lo so, ti sembrerà strana questa affermazione, ma non è solo uno svantaggio. Perché? Perché oggi sono tutti precari. Cioè, i professori sono precari, gli insegnanti sono precari, i ricercatori sono precari, pure il dentista è precario oggi, dai. Cioè, i giornalisti, poi, gli attori, lasciamo perdere. Ma è molto meglio così, perché? Perché se tu c'hai il posto fisso, sei emarginato, la gente non ti parla più, non hai più argomenti con cui confrontarti, cioè, è una tristezza, dai. Molto meglio essere precari. Che poi, tra l'altro, tra i precari, noi siamo i numeri uno, Perché? Perché io l'ho visti quelli che dicono che sono precari, cioè sì, però poi dopo una volta al mese magari una supplenza la fanno, allora assunzione, licenziamento, facile essere precario così. Noi no, noi siamo precari fissi, cioè che poi in un certo senso è come avere il posto fisso. In un certo senso.